Bentornati tutti quanti, questo è il candidato. Il candidato, in poche parole, tutti i candidati al consiglio comunale o municipale possono venire qui in studio da noi, presentarsi. Abbiamo qui un microfono che è fatto apposta, venite qua, vi presentate, vi dite la vostra, il perché e il per come, poi vi sedete qui e discutiamo un po' sul tema del momento. E proprio per questo invito ad entrare Massimiliano Toscano, candidato alla zona 5 per Basilio Rizzo, giusto? Quello è appunto la sua postazione, i suoi 20 secondi di presentazione. Buonasera a tutti, mi chiamo Massimiliano Toscano, sono consigliere di zona 5 uscente e candidato per il municipio 5. Mi sono occupato soprattutto di ambiente, abbiamo il Parco Agricolo Sud nella nostra zona che è molto importante, purtroppo ci sono stati degli avvenimenti molto negativi tipo discariche abusive e quant'altro. Io ho fatto di tutto per cercare di far intervenire gli enti competenti e chiedere ripuliture o bonifiche tuttora attualmente. Abbiamo anche dei grossi problemi con le case popolari che purtroppo presentano infiltrazioni o amianto e un certo tipo di degrado. Una cosa, municipio 5, ricordiamo che è l'ex zona 5, cioè, perché poi la gente a casa non sa mai sì. In che zona abita. Il territorio è composto da Gratosoglio, Vicentino e Chiaravalle, poi naturalmente ci sono altri quartieri, sentiamo nello specifico, comunque si va da Gratosoglio a sud al confine con Rozzano, fino a nord a Porta Ticinese, l'Arco del Cagnola, e a est, okay. Borgo di Chiaravalle, Vicentino, tutto l'asse di Via Ripamonte. Perfetto, ok. Allora, le chiedo appunto di sedersi qui, la ringrazio. Insomma, stiamo parlando dei municipi, dell'importanza anzi che hanno i municipi, e appunto un candidato del municipio ci viene qui ospite. Allora, dicevamo, è una riforma avvenuta in base anche al discorso più ampio poi della città metropolitana. Io credo che un po' in questa campagna elettorale la città metropolitana sia un po' però una parola usata come titolo in molti programmi, ma poi poco sviluppata. So che invece, Caputo, lei è uno che sulla città metropolitana ci ha speso tempo, testa e lavoro. Che cosa mi può dire, che cosa potrà fare da consigliere comunale per una città metropolitana, diciamo, più per avvicinare i cittadini più alla città metropolitana, ecco, diciamo questo. Beh, cambiare la legge, perché così com'è questa legge non produce la città metropolitana, è un sostanzialmente un ente fantasma adesso, con competenze ancora poco chiare, senza finanziamento, quindi abbiamo dei problemi seri, nel senso, per esempio sulle scuole superiori dipendevano dalla vecchia provincia, per esempio le strade provinciali, per esempio il Toscalo che è stato letteralmente abbandonato negli ultimi tempi, quindi invece la città metropolitana è tutta un'altra cosa, rimettere insieme i servizi, dare più servizi ai cittadini, lavorare molto sui rifiuti, sulle acque, sull'ambiente, sul verde, e per esempio il biglietto unico integrato, una serie di questioni che la città metropolitana doveva fare. Adesso siamo lì, nel limbo, quindi secondo me, io spero di essere eletto e quindi portare questa battaglia in consiglio comunale per poi arrivare veramente alla costruzione della grande città metropolitana. Okay. So che di fretta, so che ci deve lasciare, un'ultima domanda. Sì. Abbiamo qui un candidato di Milano in Comune. Sì. Basilio Rizzo, un vostro alleato in consiglio comunale, comunque una persona che stava nel grande centrosinistra di Pisapia, che però decide di non appoggiare più quella parte di sinistra che andrà appunto ad appoggiare Sala e parte anche appunto degli arancioni che invece continueranno ad appoggiare Sala, in questo mi viene in mente la lista di Sinistra per Milano, decide di fare una propria lista e di avere un proprio candidato. Cosa non ha funzionato? Come mai ve li siete, posso dire, persi? Come mai non ve li siete tenuti? Come mai? Cosa è successo? Ma guardi, forse Pisapia si è dimesso troppo presto, bisognava forse aspettare qualche mese e trovare dei momenti di equilibrio. Tu dici che si è dimesso in un certo senso Pisapia proprio? Beh, sostanzialmente ha annunciato che non sarebbe più ricandidato. Ok, in quel senso, ok. Equivale alla stessa cosa. Credo, io conosco molto bene Basilio Rizzo, ne ho una grande stima, sono stato assessore quando lui era consigliere comunale, quindi abbiamo dei grandi rapporti di amicizia. Una persona molto valida, molto esperta del consiglio comunale, quindi tanto di cappello.
Gli ho detto, secondo me ha sbagliato, perché dividere la sinistra è sempre un errore e questo può portare a delle difficoltà e a far vincere magari in alcuni casi il centrodestra. Mi auguro solo una cosa, che sicuramente da un punto di vista matematico si andrà al ballottaggio e io spero che ci ritroveremo insieme. Chiediamoglielo. È qua? Cosa succederà in quel caso? Perché la domanda, poi dopo andiamo più, torniamo indietro, adesso siamo andati un po' troppo avanti, ma perché ci deve salutare. Che cosa succederà in quel caso? No, io penso che innanzitutto sia necessaria una certa pluralità e quindi più voci in democrazia, è giusto che ci siano delle alternative e ci teniamo a dire che invece siamo abbastanza desolati, non siamo soddisfatti di queste candidature manageriali. Francamente penso che moltissimi cittadini siano purtroppo rimasti abbastanza estranei alla politica, cioè, questo è un male, c'è una grandissima crisi, due manager, due cose molto simili, questo, sì, certo. Dice, okay. Beh, questo mi sembra nei fatti, non c'è bisogno di una grande analisi. Sono le coalizioni diverse però, c'è quello grande, importante, cioè il programma. Ma io comunque dico anche la mia opinione personale. Sì, no, no. Poi c'è una grande scollatura ancora adesso, purtroppo, tra cittadini e istituzioni, cioè enti come il comune o anche enti maggiori come la regione, non ne parliamo neanche, nei palazzi di cristallo, per cui purtroppo molti cittadini sono insoddisfatti, vorrebbero soprattutto fatti. Io mi auguro come cittadino chiunque governi che faccia bene per la cittadinanza, per la città di Milano, perché ce n'è un grandissimo bisogno. Personalmente tengo molto a dire che l'efficacia e la concretezza di chiunque si occupa di politica anche a livello locale alla fine si vede, non ci si può nascondere dietro un dito e d'accanto mio penso che sicuramente Basilio Rizzo e la nostra lista civica municipale sia fortemente vicina ai temi più cari ai cittadini, ai loro quartieri, perché molto spesso le loro istanze rimangono inascoltate. Ok. Rimane con noi, è appena arrivato, quindi spero che rimanga qua un po' con noi. Caputo, io la ringrazio tantissimo di essere buonasera stato qui con a voi, noi. grazie di aver buon partecipato, lavoro. Grazie mille, grazie, arrivederci, alla prossima. E come dice il nostro promo, come dice insomma tutto quello che in questi giorni vi abbiamo detto, dentro uno fuori l'altro. È il turno adesso. Ne abbiamo un po' di là, in realtà, devo confessare che hanno un po' occupato il nostro ufficio, ma occupato ovviamente in maniera benevola, ce ne mancherebbe. Adesso è il turno di due giovani, un ragazzo e una ragazza, due giovani che credo siano alla prima esperienza, ma glielo chiederemo, perché io do il benvenuto a Laura Aguzzi, Lega Nord, Municipio 8. Quello sul microfono, la presentazione. Sì, sono Laura, ho 22 anni, mi sono appena laureata, quindi sono fresca di studi e sono attiva sul territorio da circa 2 anni, ho contribuito anche a creare un comitato cittadino in zona 8 e per questo motivo ho deciso di candidarmi a queste nuove amministrative come consigliere di zona al fine di portare le nostre battaglie anche all'interno delle istituzioni. Voglio avvicinare la politica ai cittadini e comunque essendo una ragazza giovane metto la mia esperienza di questi 2 anni in questa nuova avventura. Perfetto, ok. Grazie, che di essere di fianco a Rizzo e invito ad entrare il suo collega sempre di zona 8, da quanto vedo, anche lui candidato al municipio 8, dobbiamo dimenticarci questa famosa parola zona, non esistono più le zone, si chiamano municipi. Al municipio 8, chi si candida per Lega Nord? Il giovane Lorenzo Astolfi. Grazie, buonasera. Buonasera, prego anche per te Lorenzo il microfono. Allora, sono Lorenzo, 18 anni, veramente giovanissimo, sono attivo sul territorio da più o meno 2 anni e mezzo, ho iniziato veramente prestissimo il cammino verso la politica, mi candido al municipio 8 perché credo che per migliorare in Milano bisogna iniziare da qualcosa di un pelino più piccolo e dire che la zona è piccola è già una parola troppo riduttiva. Credo che il mio contributo almeno in 2 anni di attività sul territorio ci sia stato e provo ad entrare nelle istituzioni per far sì che questo contributo diventi un attimino più concreto, un attimino più sostanzioso. Il municipio 8, abbiamo detto anche prima, che fa confine tra Bonola, Quarto Giaro e la parte cittadina di Trenno, tanto per essere qui in zona, e niente, vediamo un attimino cosa si può migliorare. Va bene, prego, di fianco alla tua collega
di partito e speriamo futura collega anche di consiglio municipale, però siete appunto, come dicevo prima, colleghi ma anche avversari in questo momento, se comunque o uno o l'altro, oppure se farete bambassa di voti e prenderete... Ah, perfetto, bene, abbiamo un ticket, abbiamo quindi, abbiamo un ticket qui, perfetto. Abbiamo in questo momento quindi come ospiti tre candidati al consiglio municipale, tutti e tre, ed è una cosa secondo me anche interessante vedere come hanno risposto molto bene al nostro invito i candidati per i municipi, perché evidentemente quello che dicevo prima, dimentichiamoci la parola zona, ma dimentichiamoci anche le zone di Milano, dimentichiamoci quelle che erano i consigli di zona dove ahimè c'era molto da parlare, molto da discutere, ma poco da fare. La nuova riforma della città metropolitana porta invece ad avere dei municipi dove si dovrà parlare sicuramente forse ancora di più, ma dove si dovrà per forza fare. E quindi chiedo, Rizzo, zona 5, che cosa farà Rizzo in zona 5? Ma diciamo che la nostra lista, ripeto, municipale e civica, darà moltissima attenzione alle segnalazioni dei cittadini. Questo è fondamentale, cioè i cittadini, una volta che si informano, una volta che prendono iniziativa, sono i migliori consiglieri. Quindi se riusciremo ad avere un'ottima interazione con loro, se crescerà l'interesse per la gestione politica pubblica di questi enti locali, che diventeranno dei piccoli comuni, credo che questa sperimentazione diventerà efficace. Purtroppo le zone non sono state molto efficaci in molti anni da quando sono state istituite, questo lo sappiamo, anche perché non sono state dotate delle risorse economiche necessarie, c'è stata questa grandissima carenza e comunque molti cittadini lo sanno, sono state istituite in base a una riforma del 97 le attuali 9 zone di Milano, poi dal 2000 in pratica messe in campo, istituite, ma il loro bilancio è sempre decresciuto negli anni fino ad arrivare ad oggi, non è stato aumentato dalle giunte, quindi questo è una mancanza molto grave, okay, diciamo. Ok Toscano, grazie mille, adesso poi torniamo ancora comunque a parlare di zone. Cosa farà invece Aguzzi, giusto, Laura, in zona 8? Allora, essendo presidente di un comitato, ho cercato di portare le nostre petizioni popolari all'interno del consiglio di zona 8 e peccato che i consiglieri non hanno ascoltato quello che volevano i cittadini. Per questo motivo la prima cosa che farò è assolutamente ascoltare i cittadini, soprattutto i comitati, perché so che lavoro c'è dietro nelle raccolte delle firme, nelle petizioni, e quindi questo lo ritengo uno dei punti fondamentali. Ovviamente porterò avanti le battaglie della Lega, soprattutto in zona 8 abbiamo numerosi problemi. Tipo? Stiamo contrastando, ad esempio, ovviamente la moschea, quindi noi siamo contrari totalmente alla riqualificazione della zona del Pala Sharp. Però quello che dico io, nel senso, ne parlo prima anche con i suoi colleghi, oltretutto abbiamo avuto qui un segretario della, uno dei quattro segretari della Lega, referente delle zone 7-8, e abbiamo parlato ovviamente anche con lui di moschea, e Toscano, anche lei, chiedo comunque di intervenire sul discorso della moschea se ha qualcosa da dire e se vuole dire qualcosa, perché mi chiedo questo: al momento conosciamo bene la zona, abbiamo questa mega struttura del Pala Sharp, poi voi non lo, forse non vi ricordate quando è stato costruito il famoso Pala Trussardi, che doveva essere una struttura temporanea solo perché è venuto giù il palazzetto qua a San Siro, siamo nel 2016, era successo nell'85, quindi struttura temporanea per niente, è rimasta lì, adesso è completamente inutilizzata se non il venerdì, appunto, come in realtà già una specie di semimoschea, ma comunque senza avere servizi, senza avere una zona che possa assorbire questo urto, cosa che invece sarebbe fatto nel momento in cui invece veniva costruita la famosa moschea. Non so se avete avuto anche voi la fortuna di vedere i progetti, io ho avuto la fortuna di vedere questi progetti di una moschea faraonica, la più grande, una delle più grandi d'Europa, bellissima oltretutto, fatta da Archistar, una roba davvero mondiale, che porterebbe alla riqualificazione della zona. Perché invece voi siete contrari al riqualificare, magari forse in una maniera un po' diversa da quella che è la vostra idea, però di riqualificare comunque una zona, perché sarebbe un miglioramento di riqualificazione? Allora, prima di tutto perché i cittadini sono contrari, i cittadini della zona e i comitati si sono espressi numerose volte a sfavore di questo progetto
e soprattutto perché non siamo d'accordo, ok, sarà un bellissimo progetto di architettura, sono contenta per degli arcistare, per carità del cielo, però comunque noi non siamo d'accordo perché non vogliamo le moschee sul nostro territorio, perché comunque non sappiamo le persone che sono dentro, purtroppo la religione musulmana, cioè islamica, ha delle regole che non combaciano bene con le nostre, ad esempio comunque gli imam si possono proclamare qualsiasi persona, non è un ordine come i nostri preti, quindi noi non siamo d'accordo e soprattutto la lingua parlata è l'arabo e quindi noi non sappiamo cosa dicono queste persone. Quindi è vero, oggigiorno è utilizzata comunque come moschea e come mercato, perché comunque il parcheggio è un vero e proprio mercato, e noi vogliamo ristabilire l'ordine perché comunque sono persone abusive, quando abbiamo i nostri commercianti che sui mercati pagano le tasse per l'occupazione del suolo pubblico, e quindi tutte queste cose secondo noi non vanno bene, non sono, portano anche degrado e poca sicurezza. Sofì, stessa zona, c'è un altro problema però magari, non lo stesso. Che cosa farebbe Astolfi se entra in municipio 8? Beh, io per cercare un altro problema che però non è secondario, sarei molto più a contatto col comune e cercherei di riportare quella sicurezza che adesso nella zona 8 manca. Perché, come diceva la mia compagna, soprattutto di candidatura. Compagni di solito sono loro, però. No, sì, è vero, compagna è molto. Ma la Lega è trasversale, lo sappiamo che la Lega è trasversale. Hai ragione. Quindi. Però il problema sicurezza purtroppo persiste, cioè, perché per esempio da noi nella nostra zona passa la linea 90-91, sì, e i fatti su quella linea sono moltissimi. Perché tranne nella zona 1 passi in tutte le zone di Milano, apparenti, sì, soprattutto. Cioè no, nel senso è uno di quelli problemi globali di ogni zona. Passa in una zona che è per esempio Monteceneri, che sì, non è molto regolare, diciamo, ma soprattutto porta, diciamo, dei piccoli tempi. Ecco, ho capito benissimo di cosa ti intendi e hai parlato di una via che è abbastanza interessante, Monteceneri. Monteceneri è un'arteria importantissima per la città, se ne è parlato tante volte di riqualificarla, di fare qualcosa. C'è magari un progetto che avete sviluppato in questi anni oppure un'idea di come poter riqualificare quell'arteria e di quel dannato, mi viene da dire, ponte che comunque ha più che riattaccare pezzi non si riesce a fare perché ovviamente è un grosso problema. Di fianco tutto però a un quartiere come City Life appena sorto, che insomma dovrebbe essere uno dei fiori all'occhiello di questa città. Beh, è vero, però diciamo che per riqualificare una zona servono sempre i fondi e purtroppo ce ne sono sempre meno. La zona ha, almeno fino ad oggi, visto che siamo in una zona, aveva sempre meno anche potere per metterci bocca in determinate cose. Dunque penso che questa domanda qui vada più fatta a una persona che esce come consigliere. Sì, no, ma infatti mi chiedevo se avete qualche idea per magari il futuro, cioè in che maniera riqualificare ad esempio quella zona? Beh, quella zona lì andrebbe riqualificata in primis con più sicurezza, dunque più pattuglie intorno, uh-huh, come dicevo prima, ma soprattutto con un'illuminazione adeguata. Perché se si creano dei piccoli ghetti intorno a delle fermate di un autobus, significa anche che manca di illuminazione, secondo il mio punto di vista. Okay. Dunque, magari per iniziare con una riqualificazione sarebbe più giusto dare un'illuminazione adeguata, almeno per vedere chi c'è davanti a me nel raggio di 50 metri, almeno quello. Va bene. Per riqualificare, mi è venuto in mente anche a me, per rimettere a posto un po' la situazione, qui siamo due della Lega e uno della coalizione di Rizzo, abbiamo dietro le quinte un altro candidato sempre della lista Milano in Comune. È con noi Gianluca Sannino, appunto Milano in Comune, candidato anche lei a un municipio di municipio 3, giusto? Sì, municipio. Prego, 3. Quella è la sua. Da questo lato. Da, guardi qui, c'è okay. Proprio il cartello, guarda qui, prego. Io sono Gianluca Sannino, sono candidato per la lista Milano in Comune al Municipio 3. Rappresento una delle forze che sostengono Basilio Rizzo, ACT, che è una rete di attivisti politici che si occupano di sociale, autofinanziata. E vogliamo qua dare il nostro contributo a trasformare la nostra zona 3, almeno io in primis, senza grandi pretese, solo farne un posto più bello. Questa è la mia missione, sono qua a dare il mio contributo. Le chiedo appunto di sedersi qui fianco ai
suoi colleghi di altri municipi, ovviamente li conoscete, nella stessa lista, e invece appunto, come diciamo, i due giovani della Lega Nord. Ho fatto la domanda a loro, la faccio anche a lei Sannino: che cosa porterà Sannino al Municipio 3? Ricordiamo a chi ci ascolta da casa qual è il Municipio 3, perché ripeto prima, molta gente dice sì, ma poi io abito in Viale Padova, giusto? Ecco. Viale Padova è quasi una zona confinante, quindi dipende anche dal lato della strada. Ecco. Perché abbiamo questa abitudine di usare le strade come linee di demarcazione. Municipio 3 conta Rubattino, Conte Rosso, Parco Lambro, Città Studi, Lambrato ovviamente, e arriviamo fino a Buenos Aires. Quello che posso portare io è tanta buona volontà innanzitutto, e soprattutto una fiera battaglia a proteggere la zona 3 dalle speculazioni edilizie di Expo, soprattutto dal pericolo di svuotamento di Città Studi, visto che ci sono dei progetti in corso per smobilitare la statale e portarla all'Expo, staccare l'Istituto Nazionale dei Tumori, il BESTA, invece che riqualificarlo, ristrutturarlo, prenderlo e spostarlo a Sesto, in un fantomatico progetto della Città della Salute. E mi chiederei in cambio di cosa? Probabilmente di altre speculazioni edilizie, di fare una città, quella parte trasformare in una città dormitorio, non presidiata, meno viva, con inevitabili poi problemi di sicurezza che sono tanto caro anche alla Lega. Infatti mi aspetto che non solo i candidati che riusciranno a entrare nel Municipio 3, ma anche altre parti, che anche dall'altro ramo del Parlamento, che tengono a cuore il futuro di quella zona, adottino lo spirito di protezione, di amore, e quindi di proteggerla dalle speculazioni affaristiche, o perlomeno contrattare qualcosa in cambio. Io non voglio una casa in più, ma vorrei qualcosa che porti lavoro, la porti vita, e quindi la mia battaglia personale è questa. Poi ci sono un sacco di battaglie molto valide che cercheremo di portare avanti, ossia le case popolari, cioè, non nel senso di costruzioni ulteriori, che ci sono anche queste in progetto, ma di utilizzare quelle che già ci sono. Ci sono una marea, migliaia di appartamenti sfitti per tutta Milano, cioè, noi ce la prendiamo con l'estrocomunitario che occupa l'appartamento, quando ne abbiamo 6.000 da ristrutturare, altri 20.000 parcheggiati e più 80.000 appartamenti che sono sfitti perché le proprietà tengono i prezzi alti e il comune non calmiera i prezzi. Noi ci proporremo di fare questo, vedremo se avremo la forza, ci proviamo, e almeno dal mio punto di vista conto all'obiettivo, quindi non pregiudico l'apporto che possono venire fuori anche da altri rami dell'appartamento, perché appartamento occupato del Parlamento, sì, perché immagino che comunque il tema delle case popolari, il dare la possibilità a cittadini o comunque ad aventi diritto di poter entrare in una casa e avere un proprio sostegno, una vita decente, penso che sia un tema caro a tutti. Ho capito. Un tema che in realtà tocca tutte le zone, perché tutte le zone ne sono confidenti, è il tema dell'area C. L'area C è un tema importante, tutte le liste hanno detto la propria su questo, c'è chi la vorrebbe allargare, chi la vorrebbe stringere, chi la vorrebbe riconvertire al vecchio Ecopass, chi la vorrebbe fare solo elettrica, abbiamo sentito prima il Movimento 5 Stelle. Allora vi chiedo appunto una carrellata, personalmente voi che cosa ne pensate del RC, visto che comunque appunto confina col vostro municipio, che cosa ne farete, cosa ne fareste e che cosa vi piacerebbe che diventasse? Toscano? Questo è un tema abbastanza complesso, potrei dirti perfettamente la mia personale. Credo che comunque Milano purtroppo ha la caratteristica di avere un inquinamento incredibile. Ricordiamo anche Toscano che è un problema anche dovuto al fatto che abbiamo dei vicini di casa, diciamo, sì, dei comuni limitrofi, che inquinano molto anche loro, però, e sì, che non si fanno, sì, le aree, sì, loro. È un problema generale, infatti, okay, è impossibile dare una risposta così sortita in modo preciso su questo. Già la TV c'è tempi stretti, a mio parere andrebbe, a mio parere andrebbe estesa, perché comunque bisogna ridurre questo traffico automobilistico. A capire che si può andare al lavoro anche con mezzi alternativi, con una mobilità sostenibile, ovvio, e quindi se ci prendiamo il lusso tutti di andare a lavorare in macchina non ce la caviamo più, e questo sarà sempre più importante in futuro. Purtroppo ci vanno di mezzo molto spesso questo inquinamento particolato che c'è nell'aria,
PM10 e quant'altro. Toscano, la fermo solo un secondo. Le fermo solo un secondo perché devo fare una piccola pausa di 2 minuti neanche e ripartiamo subito da dove ci siamo fermati, ok? Grazie, un attimo la pausa, 2 minuti, siamo subito da voi.